close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on progetto Brainforce. Io sono Alberto Lusuardi, lascio subito la parola al mio amico Dan. Buon pomeriggio a tutti, oggi vogliamo ripresentarvi una nuova versione del nostro progetto, il nostro che è stato progetto di tesina di scuola, tesina di maturità della scuola superiore, e in sostanza Brainforce. E chi è questo? Allora, Brainforce è una BCI. BCI è un acronimo che sta per Brain Computer Interface. Brain Computer Interface, come dice già il nome, è un dispositivo, un'interfaccia che permette di elaborare un segnale cerebrale letto da un sensore, elaborarlo via computer e utilizzarlo per vari applicativi. Quale può essere la sola visualizzazione, come facciamo noi, o anche più complicate, come ad esempio nel campo medico, muovere un arto per robotico se qualcuno ha perso appunto un arto, oppure la scrittura per persone paralizzate o che non possono appunto farlo. Come funziona il cervello? Allora, in sostanza il cervello sappiamo tutti che funziona tramite processi chimici. Questi processi chimici a loro volta producono impulsi elettrici, e questi impulsi elettrici per noi sono segnali. Segnali significa informazione. Quindi tramite questi impulsi elettrici, che noi in questo caso andiamo a prelevare dalla corteccia occipitale, quindi dietro la testa, e possiamo appunto trasformarli in informazione. E in sostanza li andiamo a prelevare nella corteccia occipitale perché le onde cerebrali nella banda di frequenza che ci interessano si verificano maggiormente, con maggior potenza, nella zona occipitale. Tramite accurati digital signal processor possiamo raccogliere questi segnali in modo abbastanza pulito, e tramite appositi filtri appunto possiamo eliminare una buona parte del rumore. Allora, come lo abbiamo realizzato? Come potete vedere, questo è il sensore che viene appoggiato
alla testa, mentre questo è un secondo sensore che viene messo nel lobo come segnale di riferimento per filtrare quello nella zona occipitale. Gli altri strumenti utilizzati sono Arduino con una shield che permette appunto l'utilizzo di questi sensori, la di ProtoCentral che utilizza un controllore della Texas Instruments, l'ADS1292R, e dei dry sensors che, come potete vedere, hanno questi bracci allungati che permettono l'appoggio sulla cute anche in presenza di capelli, e per questo sono molto utilizzati. Il software? Per quanto riguarda la parte software, ci siamo limitati a creare un'interfaccia grafica per riuscire a visualizzare i segnali. Tramite questa interfaccia ci possiamo connettere al dispositivo e poi visualizzare sia il segnale e sia il segnale in frequenza con la relativa potenza. Ho detto questa cosa qui perché praticamente una volta acquisito il segnale, noi il segnale ce l'abbiamo nel dominio del tempo. Dobbiamo andare ad analizzare le onde alfa tra gli 8 e i 12 Hz, che sono le onde cerebrali che si verificano più frequentemente quando il soggetto è sveglio ed è cosciente. E in sostanza, tramite la trasformata di Fourier, riusciamo a passare dal dominio del tempo al dominio delle frequenze e poi andiamo ad analizzare la potenza del segnale. Quello che ci interessa a noi è differenziare, cioè dividere due stati, ovvero quando il paziente è a riposo e quando il paziente è concentrato su una determinata attività. L'obiettivo è andare a definire una soglia tra la fase di riposo e la fase di attività del paziente, quindi a questo punto di ricavare un'informazione. Quindi a riposo si tratta, ad esempio, se pensiamo a un bit, a riposo abbiamo il bit che significa 0, quando il paziente è in attività abbiamo il bit che rappresenta un 1. E quindi, ottenendo questa informazione, riusciamo ad esempio a sfruttarla, come è stato per il nostro progetto di maturità, e per muovere ad esempio una macchinina telecomandata, una macchinina RC. La struttura che vedete al momento è stata stampata in 3D, il design l'abbiamo progettato noi, l'abbiamo fatto noi, con non poche difficoltà. Sono state assemblate poi in un secondo momento, mettendoci a posto anche con le varie misure volta per volta. Questo era come era prima, quando abbiamo presentato la tesina, il nostro progetto. Aveva una struttura in alluminio a cui si appoggiava il sensore tirato da un elastico che veniva messo in fronte, e avevamo un ciappo sempre per il lobo. Ora abbiamo voluto mostrarvi il tempo di sviluppo di questa versione di BrainForce. In realtà, per la prima versione ci abbiamo impiegato da gennaio ad aprile del 2016 per la nostra tesina, e per questo modello qui ci siamo limitati a 2 settimane. Nelle quali, come primo obiettivo, abbiamo sviluppato l'applicativo Java per visualizzare sia il segnale che la banda delle frequenze, e successivamente ci siamo dedicati a disegnare i CAD, cioè progettazione e stampa in 3D. Successivamente, ovviamente, abbiamo preparato la presentazione e infine abbiamo assemblato le componenti. Assemblato le componenti significa anche aver prodotto, perché questi sensori che abbiamo posizionato ad esempio qui sulla parte occipitale e questo che va nel lobo dell'orecchio li abbiamo costruiti, ed infine siamo riusciti ad assemblare il tutto utilizzando anche dei cavi schermati per evitare che il nostro segnale venga sporcato dal rumore circostante delle onde elettromagnetiche. Ed infine ieri abbiamo fatto qualche test per verificare il corretto funzionamento,
e successivamente volevamo proporre una piccola analisi dei costi, un'analisi dei costi più che altro che riguarda la nostra produzione, e abbiamo fatto qualche conto e naturalmente la stampa 3D è quello che costa meno, e successivamente per un Arduino il costo è sempre irrisorio, sono 20 euro e successivamente abbiamo, per l'acquisto del chip dedicato all'analisi delle onde cerebrali la spesa è di 51 euro che è la spesa principale che riguarda questo progetto, perché anche la produzione dei sensori è una spesa irrisoria. E successivamente, allora, questi erano i costi variabili e abbiamo preso come costi fissi l'acquisto di più stampanti 3D, ovviamente perché ci serve riuscire a produrre più pezzi contemporaneamente per starci dentro con i tempi. Abbiamo incluso qualche TL smoother perché abbiamo visto che la stampa con queste stampanti 3D non è di massima qualità, e quindi i TL smoother vanno a migliorare la qualità di stampa, e successivamente con un prezzo di vendita di 100 euro del prodotto, che è veramente inferiore rispetto agli altri concorrenti che propongono un prodotto simile con sempre due sensori e che praticamente fa le stesse cose, e riusciamo a pareggiare i costi con i ricavi su una quantità di 77 unità vendute. Ora abbiamo voluto lasciare questo spazio a degli sviluppi futuri, perché questa non è ancora la versione definitiva del nostro progetto. Come abbiamo inserito, un miglioramento del design, quindi un supporto maggiore, semmai una scalabilità maggiore per vari tipi di test, e anche l'aggiunta di altri sensori in altre zone. Di sostituire Arduino con un'unica scheda programmata utilizzando un altro chip, sempre della Texas Instruments, più preciso, e implementazione di machine learning per la soglia di attività cerebrale, e la creazione di un database per la raccolta di dati, sempre a favore del machine learning che vi ho appena detto. Questo è tutto. Se ci sono domande potete farci adesso o trovarci al tavolo là, se no lascio la parola di nuovo al progetto successivo. See the